Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che, una volta operativo, invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi, se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. Ci trasferiamo alla Maddalena perché ieri sera nella chiesa parrocchiale c'è stata una testimonianza particolare, suggestiva e intensa, quella di una madre che ha parlato del proprio figlio da 3 anni proclamato beato. Sentiamo il servizio di Claudio Ronchi. È stata la mamma Antonia Salzano, colui che l'ha portato in grembo, partorito, allattato e cresciuto, a parlare ieri di suo figlio. Non un figlio qualsiasi, bensì del beato Carlo Acutis. E lo ha fatto in una gremita chiesa di Santa Maria Maddalena, dopo essere stata salutata e presentata dal vicario parrocchiale Don Adolf. Quella stessa chiesa che 3 anni fa ospitò la mostra internazionale sui miracoli eucaristici, verificatisi nel corso dei secoli in diversi paesi del mondo, i cui pannelli con le relative foto sono il frutto di ricerche e riflessioni realizzate personalmente, nel breve spazio di una vita vissuta intensamente nella fede, proprio dal beato Carlo. Carlo è un segno di speranza per tutti i giovani, perché, come diceva lui, tutti nascono originali e questo è sicuramente ognuno di noi speciale. Purtroppo molti muoiono con fotocopie. Perché? Perché non realizzano quel progetto unico e ripetibile che Dio fin dall'eternità ha pensato per ognuno di loro. Carlo andava a messa tutti i giorni, adorazione eucaristica o prima o dopo la messa tutti i giorni, rosario quotidiano, lettura della parola di Dio, confessione settimanale, è possibile. I mezzi ce l'ha dati, i sacramenti, che sono la cosa più soprannaturale che c'è sulla terra, soprattutto l'Eucaristia, che lui chiamava l'autostrada per il cielo. Carlo Acutis è nato nel 1991 ed è morto per una leucemia fulminante nel 2006, a soli 15 anni. È stato beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi, luogo da lui amato e da lui scelto per la sua sepoltura. La mamma di Carlo ha donato alla chiesa di Santa Maria Maddalena un capello, piccola ma preziosa reliquia del proprio figlio beato. Torniamo ora a Sassari perché con l'avvio della stagione estiva l'amministrazione comunale amplia i servizi offerti per coloro che vogliono frequentare i suoi litorali, con una particolare attenzione per le persone con disabilità o mobilità limitata. Sentiamo i servizi. Grande attenzione alle persone con disabilità, agli spazi per chi va al mare con gli amici a quattro zampe e alla pulizia delle spiagge, con l'intento di migliorare sempre di più l'offerta per i propri concittadini e i turisti. Con l'avvio della stagione estiva, la città di Sassari conferma il suo impegno per offrire servizi adeguati a chi sceglie di trascorrere l'estate nei suoi litorali. Tutti i dettagli sono stati forniti a Palazzo Ducale dall'assessore all'ambiente Antonello Sassu e la dirigente Marge Cannas. Tutte le 5 spiagge che afferiscono il territorio comunale di Sassari offrono gli stessi servizi implementati appunto dai servizi alle persone, ai disabili, a tutti coloro che hanno difficoltà o che avrebbero difficoltà a raggiungere la spiaggia senza questi servizi. Mi riferisco alle passerelle, al servizio del salvamento al mare, al servizio bagnini, al servizio appunto delle persone che sono a disposizione di tutti gli utenti per poter trascorrere qualche giornata serena nelle nostre spiagge. I servizi affidati alla Vosma Società Cooperativa Sociale riguardano le spiagge di Platamona, Fiume Santo, Portoferro, Argentiere e Porto Palmas e sono come sempre gratuiti. Previste inoltre 2 aree dove è possibile anche portare i cani. Questa è una riconferma di ciò che è stato fatto anche lo scorso anno, una spiaggia che è la più grande, che si trova a Fiume Santo, facilmente raggiungibile, è una spiaggia di una lunghezza lineare di 250 metri, è la seconda spiaggia che possiamo definire quasi una spiaggia storica per i nostri cani, è quella di Portoferro, è una spiaggia un pochino più piccola ma ugualmente facilmente raggiungibile e dotata dei servizi. Anche per il 2023 Sassari si è aggiudicata 3 bandiere blu per Portoferro, Porto Palmas e Platamona, un riconoscimento internazionale che la Fondazione per l'Educazione Ambientale concede alle località turistiche balneari, la cui gestione è svolta secondo specifici criteri di sostenibilità.
E domani alle 21 sulla nostra rete, nuovo appuntamento con Sardegna Impresa Talk. Parleremo di cultura, arte e territorio e dello strumento dell'Art Bonus. Una piccola anticipazione in questo servizio di Stefania Costa. È l'Art Bonus il tema della nuova puntata di Sardegna Impresa Talk. La Sardegna è pronta a investire nella cultura, nell'arte, nella musica attraverso lo strumento messo a disposizione dal governo e che consente di fare donazioni liberali coperte da un credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato. La risposta arriva da un convegno dedicato all'Art Bonus, il primo in Sardegna, svoltosi nei giorni scorsi, al quale hanno partecipato esperti e professionisti che ogni giorno lavorano per valorizzare le eccellenze culturali italiane. La Sardegna ha un patrimonio importante che, promosso a dovere, consentirà di valorizzare l'intero territorio proponendo un'offerta turistica svincolata dalla cosiddetta bella stagione. Sentiremo in cosa consiste e cosa consente di fare l'Art Bonus e vedremo alcuni esempi di cosa è stato fatto attraverso questo strumento. Ospiti della puntata e del convegno, l'organizzatore e direttore artistico dell'Accademia Musicale Bernardo De Muro di Tempio, Fabrizio Ruggero, Lucia Steri, responsabile della comunicazione Art Bonus Inales, la società Inales del Ministero della Cultura, Marta Friel, ricercatrice in economia e business management dello IULM, Giovanni De Gortes, fondatore di Welfare Olbia e partner di Nexum STP, e Marianna Martinoni di Terzo Filo Fundraising. L'appuntamento è per mercoledì 21 giugno alle 21 su Teleregione Live. E chiudiamo con la pagina sportiva, ci occupiamo di equitazione perché il binomio formato da Gianleonardo Murruzzo e dalla sua cavalla Taissa Sarda è stato grande protagonista all'Hippo Park di Golf Aranci lo scorso weekend. Ha conquistato infatti la vittoria del Gran Premio e del terzo trofeo Nuraghi Agris. Sentiamo tutto nel servizio di Manuela Muzzu. Dopo il trionfo ai campionati sardi di salto ostacoli ospitati due settimane fa all'Hippo Park di Golf Aranci, Gianleonardo Murruzzu in sella a Taissa Sarda ha fatto il bis, conquistando il gradino più alto del podio anche del Gran Premio Agris Fise Sardegna. La sfida a due manche su ostacoli di 1,40 m era l'evento clou della tre giorni organizzata nell'impianto gallurese di Pieramonti e Angelo Pala, che da venerdì 16 a domenica 18 giugno ha avuto come protagonisti ancora una volta cavalieri amazzoni ed esemplari che rappresentano l'eccellenza del salto ostacoli. L'oristanese Murruzzo ha ottenuto la vittoria con un doppio netto, a differenza degli altri binomi che non sono riusciti a evitare errori nell'insidioso percorso studiato da Paola Zoccheddu. Al secondo posto, con un solo ostacolo abbattuto nel barrage, rarità montata dal sassarese Luigi Angius, che invece in sella a Brunella De Marchesana ha conquistato la vittoria della C130 mista. Al terzo posto Giovanni Onnis su Venerella. Sul gradino più alto del podio della C135 a tempo successivo Gabriele Visca su Courtney, mentre nella C130 a fasi consecutive si è imposto Nicola Pilleri su Nagosai. Ma il binomio piglia tutto, si è confermato quello targato Murruzzu Taissa Sarda, che hanno ottenuto la vittoria anche nella C135 a fasi consecutive, valida come terza tappa del trofeo dei Nuraghi Agris. Dal lavoro che si sta facendo negli ultimi anni qui a Golf Aranci, invece spesso abbiamo l'opportunità di avere gare di questo tipo, quindi anche il comune stesso vuole investire perché abbiamo visto che ha un ritorno anche di immagine e turistico. E con la grande equitazione di Golf Aranci si chiude il nostro TG Live di oggi. Grazie per aver scelto ancora una volta l'informazione di Teleregione Live. Buona serata. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.